Mugello, culla del Rinascimento, è una mostra che espone una serie di capolavori nelle chiese e nei piccoli musei nella verde valle del Mugello. Mugello, culla del Rinascimento, è una mostra che espone una serie di capolavori nelle chiese nella verde valle del Mugello. Picchio, un villaggio che sembra sospeso nel tempo, dà il benvenuto a quadri come il folgorante ritratto di Santo Stefano, dipinto con strati di oro da Giotto. L'opera è diventata il simbolo dell'intero progetto. Nella stessa località potete visitare Madonna con Bambino e di Santi, del Beato Angelico, celebrato per le sue visioni dell'Annunciazione, di creature divine e della Sacra Famiglia. Andrea del Castagno qui è rappresentato da alcuni celebri ritratti da lui realizzati, Dante, Boccaccio e il famoso avventuriero Pippo Spano. L'artista stesso era una figura picaresca. Il Vasari l'aveva anche accusato dell'omicidio di un altro pittore. Anche se viene assolto dalla storia, visto che al momento del delitto Andrea del Castagno era morto già da 4 anni. Queste opere sono in prestito, eccezionalmente, da importanti musei italiani, quali gli Uffizi, San Marco e la Fondazione Horn a Firenze. La mostra offre un'occasione straordinaria per vedere questi capolavori uno accanto all'altro, insieme a quelli già presenti nel museo, oltre a presentare due inediti di Giotto. Altre sedi per questa mostra includono Scarperia, Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve e Palazzo Medici Riccardi a Firenze. La mostra Mugello, culla del Rinascimento, può essere visitata con una card comprensiva del costo di 5 euro. Una navetta speciale è disponibile la domenica per portare i visitatori in tutte le sedi della mostra in Mugello. Gli orari dei musei sono stati unificati in occasione della mostra da giovedì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Mugello, culla del Rinascimento. Amelia Carlson, C10.